Ragazzi, ciao, ci siete? Sono pronto per aprire il paccone che finalmente è arrivato. Sono molto contento perché volevo farlo in primavera, ma a causa Covid purtroppo ho dovuto rinunciare perché la spedizione era un po' a rischio, anche se alla fine sarebbe andato tutto bene, però è sempre rischioso, diciamo, con queste piante che arrivano dall'estero, fare una spedizione celere. E quindi ho riprovato adesso e è andato tutto bene. È stato velocissimo perché le piante da Borneo Exotics, non so se lo conoscete, è uno dei massimi produttori esteri, diciamo, extra Europa, che produce in vitro. E ciao a tutti, benvenuti. E niente, praticamente questa ditta produce delle bellissime Nepenthes, stagionalmente ha delle varietà e in altri periodi ne propone altre, anche ibridi loro proprio. Ciao a tutti. E vi mostro il paccone che è arrivato. Pensavo fosse di più perché sono tantissime piante. E te il mostro. Ecco, sapete quanto pesa questo pacco? Pochissimo in realtà. Diciamo che per spedire dall'estero in Europa bisogna praticamente spedire a radice nuda, ma veramente nuda, cioè senza sfagno, senza nulla, perché devono passare dei controlli fitosanitari, quindi poi me li possono sdoganare e arrivare finalmente in Italia. Quindi, diciamo, le piante sono tante, ne ho prese circa una 45 varietà a spanne. Ho già preparato i cartellini che ora andrò a pinzare. Ci sono varie taglie, da piccoline o un po' più grandine. E ho preso anche qualche rarità. Diciamo che, visto che l'amata è una pianta molto amata, ho preso oltre che a lei anche molti ibridi con l'amata. Tutti quelli che c'erano li ho presi, ho detto portiamoli in Italia, ci sta. E anche perché diciamo che spesso facevano un sdoganamento in Inghilterra e con la Brexit in futuro non so come sarà questo discorso, quindi ho detto meglio cominciare adesso, fare questo grande carico, anche se il Covid è tornato, però è andato tutto bene, oggi me le hanno consegnate, oggi a pranzo. E domattina le farò le foto, le comincerò a invasare e le troverete, penso, domenica nello shop col nuovo grande aggiornamento che sarà, riguarderà le Nepenthes sicuramente. Poi ci sarà un po' di saracenie perché oggi ci ho messo un po' le mani, avevo un angolino che dovevo assolutamente liberare. E ci sono belle cosette, poi un po' di drosere sicuramente e anche un po' di pinguicule. E poi vedremo, insomma, quando prima di ogni aggiornamento controllo in serra cosa può essere disponibile per voi. Ecco, Dionee poche poche perché aspetto la primavera prossima perché ora sono un po' in riposo, quindi togli foglia, togli qua, resta gran poco della pianta, meglio aspettare la primavera successiva. Ciao a tutti, vedo che siete numerosi, quindi possiamo partire. Ciao Paolo, come stai? Giovanni, tutti? Ciao. Partiamo, apriamolo. Allora, questo è l'imballaggio. Un po' di polistirolo perché diciamo i pacchetti pesano veramente poco. Cioè, non c'entra niente col mio imballaggio, ecco, diciamo siamo su un altro livello. Ecco i pacchettini. Piccolini, un po' più grandini. Ora c'è un numero di riferimento che io andrò a prendere il cartellino e vi dirò la specie. Ad esempio, il numero 43. Allora, questa è un'ampullaria per mira. Questa è una bella pianta, diciamo, siccome non avevo un'ampullaria pure, infatti l'anno scorso che l'avevo preso l'avevo trovata in vitro e l'ho ambientata io, però ampullaria per mira è una pianta molto molto bella, diciamo. Sembra molto un'ampullaria anche più grossa perché prende dalla mira la sua caratteristica. Vedete, c'è già questa taglia che è una pianta molto grande. Ora le pinzo perché poi domani andrò a invasare tutto. Quindi andiamo un po' spediti perché sono 50 piante, non voglio tenervi 50 minuti qua, un minuto all'una.
Oh, partiamo subito con la bomba. Numero 3. Ecco, allora questa è la taglia S di Borneo Exotics. Diciamo, non ho preso l'XS perché avevo paura che fosse troppo piccola. Quindi ho preso la taglia S. Guardate che belle. Super trappolone. Guarda, ne apro una proprio per farvi felici. Vediamo subito le amate. Non ne ho prese tante perché il prezzo è un po' proibitivo, eh. Però il clone che hanno, anche la taglia è veramente bella. Wow! Come vi sembra? È una gran taglia. Le bicalcarate purtroppo non le avevano. Facciamo primavera prossima, dai, che visto che è una lowland. Qui hanno più specie, diciamo, intermedie island. Perché da quel che so, avevano anche una serra. Lowland in pianura avevano due serre in Sri Lanka. Ecco, arrivano dallo Sri Lanka queste Nepenthes, però mi sembra che adesso abbiano una sede solo in mezza montagna, quindi tengono prevalentemente piante intermedie o island, oppure quelle lowland le fanno molto in vitro e poi le spediscono in vitro. Bellissima. Ciao Donato, vai in macchina, guidi piano. Andiamo avanti, Nepenthes amata. Poi abbiamo un altro. Prese tantissime a mio gusto, però ho preso del catalogo che era disponibile, diciamo le più belle, perché ne han tante e ho scelto un po' le più carine. Ok, numero 49. 49 Nepenthes Lowi. Andiamo subito sui pezzi forti, ragazzi. Ecco, questa è una taglia S, mi sembra. O XS addirittura. Ho preso due taglie della Lowi per farvi due prezzi diversi. L'XS, che comunque se è questa, stiamo parlando di 5-6 cm sicuri, non minuscole come arrivano di solito, quindi avete già una pianta un po' avanzata perché sappiamo quanto è lenta la Lowi e se abbiamo recuperato 6 mesi di vita meglio. Così per vedere le trappole bellissime della Lowi, magari entro i 60 anni le vedremo. Ok, ecco qui, andiamo avanti. Oh, no, andiamo subito sulle chicche qua, ragazzi. Forse me le ha messe sopra per farmi un po' contento perché sono bellissime. Questa, ecco, un'altra pianta che costa un occhio della testa. La Nepenthes Clossi. Sapete quanto costa la Clossi? Non ve lo dico neanche, vedrete in shop. Allora, mandano una taglia veramente bellissima, niente da dire. Questo è un clone loro, la Clossi numero 28. Andiamo a vedere, è il clone Borneo Exotics 4014. Ne ho prese solo due, quindi chi è interessato deve fare la guerra domenica per l'aggiornamento. Però la taglia, vedete, è bellissima. Cioè, stiamo parlando di una mano di pianta. La Clossi sembra un aristolochioides un po' più allungata, molto rara per adesso. Speriamo si abbassi il prezzo perché comunque è una pianta splendida. Poi andiamo avanti. Qui, questa è una pianta bellissima. Ho fatto un'ottima scelta. Numero 38, è una glabrata, che non so se avete idea che colori che ha la glabrata, per amata. Ecco un'altra di quelle che ho preso, vedete che belline, hanno già dei begli ascidi. Non sono male, le taglie sono perfette, sto parlando di 10 cm di pianta. Questa è ampullarie, come stavo dicendo, niente, facciamo il prossimo anno, vediamo se mi spediscono in vitro. Io di solito le Nepenthes non le prendo in questa stagione, le prendo a marzo o ad aprile, faccio una gran scorta, così me le tengo tutta l'estate in serra. Se ho preso piante in vitro, le ambiento io, sono molto facili da ambientare in vitro e diciamo in un paio di mesi sono vendibili queste piante. Ho preso ad esempio l'anno scorso l'ampullaria Lime Twist, poi l'Harlequin mi sembra e anche la Lime Twist, ambientate benissimo. Numero 26, ottima taglia per la numero 26.
Questa è una glandulifera pura. Ho preso delle specie pure che purtroppo Borneo non ne propone sempre tante, però vedo che stanno, ha fatto un bel lavoro tra l'amata, la lowi, anche la glandulifera, diventa stupenda. Quindi numero 26. Sembra di giocare a tombola, ragazzi. Però con le nepenthes. Tac. Andiamo avanti. Qui abbiamo delle piccine. Ah, questa la volevo tanto, ragazzi. Penso che le volevo tante tutte, però questa me l'aspettavo da un sacco. Avete visto la Jamban nello shop e vi ho portato la Jacqueline, che è un po' più grande come taglia e non riuscivo a trovarla da nessuna parte. La Jacqueline è stupenda, sempre a forma di gabinetto. Vedete che bella taglia. Dai, saremo sugli 8 centimetri sicuri. Hanno già gli ascidieti. Ecco, purtroppo, sapete, quando mi arrivano da Borneo e arrivano poi anche a voi, le trappole che hanno già sono destinate, diciamo, a seccare. Quindi prendetele così, poi si ambientano un po' al vostro ambiente e cominceranno a fare le trappole nuove. Quindi andiamo con la 06. Jacqueline ne ho prese tante perché le adoro, quindi non ammazzatevi per prenderle, ne ho prese tantissime. Ecco qui, questa è la seconda, il secondo rene, ragazzi. La seconda Nepenthes Glossy. Eccola qui. Bella, numero 27. Eccola qui. Quindi ne ho solo due Glossy. Perché erano un prezzo veramente improponibile, però per l'Europa, o forse perché ho cominciato da poco a collaborare con loro, mi hanno fatto un leggero sconto. Quindi ho detto, dai, prendiamone due e vediamo gli italiani se la vogliono o non la vogliono. Vedete voi, dipende molto da voi, eh. Perché se vi interessa, poi il prossimo anno potrei anche pensare di fare un preordine, nel senso vi mando tutta la disponibilità. E mi dite voi cosa volete, così riesco sia a indirizzarmi meglio e avete la vostra pianta, perché ho visto che Borneo comunque anche adesso, se andate a visitare il suo sito e vi piace qualche pianta, posso prenotarle per una prossima spedizione che magari sarà proprio a marzo. Ecco qui un'altra chicchetta numero 16. Aia, un altro rene. Ragazzi, qua questa è ancora peggio, questa costa ancora di più. Si chiama in nome commerciale Alisputrana ed è la Raja per Burbigeae. Questa qui diventa una sacca così, non so se l'avete vista, parte stretta, sembra un melone gigante. Raja per Burbigeae. Queste ne ho prese solo due o tre. Alisputrana, una delle più costose che ho preso insieme alla Glossy e alle Amate. Però taglia sempre molto onesta, molto bella. Poi andiamo col numero 32. Bella taglia. 32 è una Maxima per Aristolochioides. Infatti ha i colori della Maxima, però la forma dell'Aristolochioides. Vedete che belle ciccionette. Ecco, purtroppo l'Aristolochioides non c'era pura. Anche lì tutte le Aristolochioides ibride che c'erano le ho prese perché è una pianta da avere, perché comunque ha una crescita piccola, quindi chi ha anche un terrario non troppo grande tendenzialmente può tenerla e insomma, ibridandola con l'Aristolochioides certe piante restano un po' più piccole, ad esempio la Maxima sarebbe una pianta grande. Però magari ibridata con l'Aristolochioides resta un po' più piccola, anche le trappole più a fagiolino, più piccole. Questa è la numero 17, vi ho detto amata come se piovesse, questa è Spectabilis per amata. Ottima taglia questa, eh. Belle trappolone, vedete che grosse. Eccola qui, andiamo con la Spectabilis. Allora, sul sito le metterò domenica, penso, farò un grande aggiornamento e
a Dio piacendo, riuscirò a far tutto perché non ho aggiornato apposta perché devo fare tantissimi lavori. Mamma che piccole! Un altro rene! Questa è un'altra chicca che facevo fatica a trovarla. Si chiama Nepenthes Attenborough, dedicata a Attenborough, il naturalista che ha fatto molti documentari. Questa è bellissima, fa dei fagioloni, delle trappole a sacca molto basse, molto bella. Taglia small. Felice di averla qua in Italia. Anche queste ne ho prese 5 o 6. Taglia piccola, però è una pianta che merita veramente questa. Bene, qua sto facendo tutte le piccole. Diciamo che più sono piccole, più sono costose tendenzialmente. L'ho capito adesso. Ecco, qui abbiamo il secondo lotto. Secondo lotto, sto facendo un'asta praticamente. Nepenthes Jacqueline, ancora. Belle. Vedete che bella taglia. Bella, molto bella. Come vi sembrano fino adesso? Belle? Vediamo perché siamo neanche a metà scatolone. Infatti il preordine voglio farlo, così anche se ne volete una, due, tre, cioè posso prenderle. Diciamo che Borne una volta faceva delle offerte molto più strepitose. Nel senso, se prendevi una pianta la pagavi tot dollari, se ne prendevi 20 di quella specie faceva un super prezzo. Adesso non lo fa più, adesso vende singolo pezzo, quindi si può fare questo discorso del preordine. Vediamo, dai, speriamo che il Covid finisca, che sono più sicuro anch'io nelle spedizioni. Comunque hanno spedito con l'aereo, poi DHL è arrivato un giorno, cioè fantastico, dall'Inghilterra. E queste sono le Lowy, la taglia più piccola. Ok. Grandi le Lowy. Ok, Lowy abbiamo chiuso. Qui abbiamo sempre Maxima per Aristolochioides. Vedete che bella taglia però. Sono veramente stati molto bravi. Sono molto migliorati di qualità secondo me, perché le vedo veramente grandi grandi. Diana, ciao. Poi abbiamo numero 34, questa è per appassionati veramente, Meriliana per Aristolochioides. Questa fa delle trappole veramente belle, non è sicuramente la pianta più veloce del mondo, ma quando è adulta fa delle trappole bellissime. Ed ottima taglia anche per questa piantina. Ora andiamo con un'altra piccolina. Aia, vedi, le piccoline sono proprio reni, reni venduti, altre amate. Ta ta ta. Eccola qui. Che poi riguardo l'amata, devo dirvi ragazzi, un'altra sorpresa per voi, ma ve la dirò sabato, domenica o lunedì, vediamo. È una sorpresina del giardino carnivoro. Vediamo, una cosa che non c'entra proprio con le piante, però indirettamente c'entra sempre con le Nepenthes. Allora, oh, bellissima. Allora, ho capito una cosa. Quelle piccole e quelle rivestite con questo polistirolo sono in assoluto le più rare e costose. La Nepenthes lingulata. Ottima taglia, perché le avevo prese un anno fa, erano così. Anzi, 2 anni fa me l'aveva mandata così, ora hanno un'ottima taglia. Non so se l'avete presente, ma la caratteristica di mantenere molto le trappole, cioè non secca una trappola e ne fa un'altra, diventa completamente nera e anche il dentino che scende dal cappello. Questa è una gran chicca, mi piace molto. La lingulata. Poi dallo shop penso che metterò sia le foto della pianta con la taglia, e poi diciamo anche le foto prese da Borneo con la pianta, diciamo in fase adulta, così vedete anche come diventa. Allora, fuori il terrario diciamo sicuramente ci sono, però queste piante dovete capire che arrivano, mamma, questa è da sola, ok,
Allora, diciamo, inizialmente queste piante, anch'io quando le tolgo, le vaporizzo spesso perché già arrivano da un ambiente perfetto che è lo Sri Lanka, dentro a questa serra che, devo sapere che in Sri Lanka è un ambiente un po' tropicale, monsonico, quindi umidità ce n'è molto, anche come temperature, sanno sicuramente gestirle. Metterle fuori qua in Italia non è proprio un'idea, geniale, soprattutto, diciamo, il primo periodo. Quindi si può mettere un sacchetto sopra inizialmente, bucherellato, e vaporizzare spesso il primo periodo. Comunque di prassi, diciamo, le trappole si seccheranno e poi le foglie si abitueranno alla nostra umidità e rifaranno trappole nuove. Questa è una Nepenthes spurbigeae, numero 2, specie pura, quindi bella taglia. È una pianta bellissima anche lei, diciamo, fa un peristoma fantastico alla Burbigeae. E già da questa taglia abbiamo comunque una pianta molto grande. Voilà! Qua vendo insalata, ragazzi. Queste sono grandi, eh. Wow! Che profumo! Allora, questa spacca, eh. Questa è una taglia large che propongono e si chiama numero 13, spatulata per amata. Ora ve lo apro perché una voglio vedermela assolutamente. Vediamo com'è la taglia L. Eccola qui, scusate, vi do sempre il retro del pacco. Ora farò un po' di casino, ma ne ho vista una bellissima qua in fondo, voglio mostrarvela subito. Vi mostro la trappolona. Wow! Ha un po' i dentini, diciamo, ha preso molto dall'amata. Come vi sembra? Guarda, con punto di crescita, il mitico pollone basale. Fantastica, bellissima. Ok, qua adesso ho fatto un casino sul tavolo, nascondiamo tutto. Allora, spatulata per amata. Ricordatevela, la vedrete la foto, taglia L. Poi andiamo avanti. Poi qui abbiamo una 39, un'altra specie pura che a me particolarmente piace, è la Nepenthes Eimae. Questa qui allora ha gli ascidi giovanili che diciamo possono essere anche abbastanza classici, però quando fa gli upper pitcher io penso che sia una delle più belle di tutte. Infatti avevo venduto nel sito anche un'altra bellissima che era la Raja per Eimae, e lì sarei stato curioso di vedere che tipo di trappole fa. Vedete che bella taglia che mi ha mandato? Bene, queste, diciamo, in un'annata, se siete bravi, riuscirete a vedere gli upper pitcher, che sono anche loro un po' a scodella, quasi un bellissimo peristoma per l'Eimae. Poi abbiamo numero 12, è la spatulata per amata. Ok, l'avevo già presa questa, è come questa, è sempre. Allora ho preso due taglie, è come questa grande che vi ho mostrato, ho preso taglia large e taglia M, così per proporre a Maria due prezzi diversi. Ciao a tutti, grandi, siete quasi in 100, bravissimi. Ho un'altra specie pura, numero 18. La Nepenthes spectabilis. Diciamo che tutte le specie pure che avevano le ho prese perché so che a voi piacciono molto, sono delle piante più lente, però io adoro un po' di più gli ibridi perché non sono un nepentofilo proprio accanito, quindi mi piace anche tenerle quanto più possibile in serra e quanto meno, diciamo, dentro in terrario in zone calde. Quindi preferisco ibridi intermedi o island perché veramente mi danno soddisfazione, come la Maxima che avevo rotto le scatole tutto quest'anno, però in una stagione vederla crescere da 30 cm arrivare quasi un metro e fare una trappola dietro l'altra mi dà quasi più soddisfazione quello. E parlando della Maxima, ne ho prese anche di quelle, perché ho detto, visto che faccio l'ordine da Borneo, arrivava proprio da lì quella Maxima, e ho preso proprio quel clone precisa, e
La Raja Pura è un po' difficile, vediamo. L'unico che ci credo è Wistuba, che però purtroppo non so se viene a venderle a me, perché spesso se le tiene quelle poche che ha per i propri clienti, oppure vedere se effettivamente ce la può avere Borneo Exotics. Se riesce a farle in qualche modo, le porto a casa. Esatto, sto facendo il lotto perché siamo al numero 40. Questa è una Nepenthes Fusca, specie pura, con codice di Borneo Exotics 3068, perché Borneo, diciamo, ha più cloni di Fusca. C'è quella che magari sta più in montagna e quella che magari vive un po' più intermedia, che resiste anche al caldo estivo. Mi ricordo che una volta, saranno 3 anni fa, avevo delle Fusca, avevo due cloni che avevo preso a loro, 20 piante per tipo. Allora, un clone le tenevo in un terrario anche abbastanza caldo nel mio vecchio negozio di acquari, uno tranquillissimo. Poi è arrivato un mese di luglio, il secondo clone, sono arrivati a 35 gradi, bruciati tutti, cioè morte tutte. Invece questa è quella più facile, diciamo, ok? Voglio tranquillizzarvi, la fusca è bellissima, è molto leopardata, ascidio un po' lungo, e questa in particolare fa un bellissimo peristoma, infatti l'ho presa per quello come varietà. Poi andiamo sul rosso, vediamo. Ah, questa è per appassionati. Nepenthes ceciliae. Non la conoscevo, ho detto la prendo. Ok. Eccola qui. Bellissima foglia rossa. Anche le trapole sono... Qua siamo su quasi 15 centimetri di piante. Andiamo avanti con qualcosa di bello. Ecco di nuovo qui, 24. Questa è bellissima, l'adoro. Raja Permira. Ecco, parlando di Raja, allora, Raja pura non si trova ed è lentissima, è veramente una delle piante più lente, penso che si conoscano, per avere le trappole che vedete spesso in natura. Allora, incrociata con la mira, diciamo, abbiamo una bella pianta che va più veloce, la forma ricorda veramente molto quella della Raja, è uno degli ibridi più belli per chi adora, diciamo, le Nepenthes belle grosse, con trapole non allungate, neanche upper pitcher, però belle sacche, piante comunque che fanno trapole basale perfette. Numero 44, un altro ibrido con l'amata, Aristolochioides per amata. Ecco, anche questa molto interessante, quindi direi che è una piantina che cresce molto abbastanza lenta, però cresce più ad alberello come tipologia di pianta, quindi anche in terrari piccoli, Aristolochioides per amata, secondo me è perfetta. Sono quelle classiche piante un po' bonbon che non diventano delle selve, anzi sono da coccolare in terrario, anche island tutto l'anno. Qui abbiamo un altro ibrido interessante, spatulata per campanulata. Ottima taglia per questo, eh. Belle trappolone. Ha già delle belle trappole molto grandi. La conoscete già la campanulata, è bellissima. Sarebbe una specie abbastanza lowland, che ibridata con questa fa una pura intermedia, abbastanza resistente, infatti anche la foglia si sente che è abbastanza grossa e resistente anche a temperature leggermente basse. Allora, riguardo i preordini, ragazzi, purtroppo no, perché ne ho poche, quindi voglio che domenica vi alziate, caffettino e giù a far l'ordine, perché di alcune piante ne ho poche, purtroppo. Allora, preferisco che vi sfidiate a duello nello shop. Ok, qua un'altra chicca. Non so se vi piacciono gli ibridi, ma tipo, ad esempio, questo è molto interessante. Rob Cantley per Tenuis. Allora, vi spiego chi è Rob Cantley, per chi non lo sa. Praticamente è il titolare di Borneo Exotics. Praticamente ha qualche pianta, ha una varietà di pianta di Nepenthes, ha dato, che adesso non mi viene il nome della tipologia di pianta, comunque l'ha chiamata Rob Cantley. Ok, quindi è il titolare, insieme a sua moglie, ha fondato un po' prima del 2000 questa serra, che all'inizio, non so se ancora adesso ce n'erano due,
E comunque Rob Cantley è il titolare, che l'ho incontrato una volta a Padova a un meeting, molto simpatico. Ho detto: guarda, io vorrei vendere le tue piante. Ho detto: Andrea, scrivi pure. Infatti da lì ho cominciato a prendere le piante. Quest'anno, diciamo, ho smesso solo per il Covid in primavera, però adesso non ce la facevo più, anche perché ho visto che la lista era veramente più ampia, aveva molte specie pure che voi cercate, bicalcarata, cose così. Ho detto: non ce le aveva, però aveva le amate, la massima, moltissime specie pure, e comunque anche molti incroci con l'amata. Ho detto: prendiamole, perché no. Ciao a tutti, Dave, ciao. Allora, qui abbiamo il numero 47, è un'ampullaria per Aristolochioides con il suo codice. Vedete, Borneo Exotics 3758, perché di questi ibridi che ha fatto ha più cloni. Questo è molto rosso. Ok, molto carino. Non so, ricorda un'ampullaria rossa, diciamo. Sembra quasi una Bloody Mary. Comunque è gran taglia. Che belle. Come vi sembrano? Trappole molto rosse. Domani avrò una bella mattinata di lavoro, anche perché poi devo fare tutte le foto, che però è anche un momento in cui mi diverto, così me le stampo bene in testa e me le stampo per la vita. Ampullaria per Aristolochioides, l'altro clone che ho preso, 3658. Vedete, questa è molto diversa. Beh, foglia sempre grandissima, siamo quasi a 15 centimetri di pianta. Qui le trappole sono tutte spottate, vedi? Sono verdi spottate di marrone. Ecco, un altro clone completamente diverso dall'altro, diciamo, la forma uguale, però cambia molto il disegno. Ok, poi abbiamo una Maxima pura. Ecco, questa non è il clone che io vi ho rotto le scatole tutta questa estate, primavera, è l'altro, che volevo vederlo com'era. Questo ho preso una taglia S, forse. Questa è la loro S o M massimo. È già bella formata, con delle belle trappole. Domani o comunque nello shop vedrete bene il colore di queste trappole. Poi cosa ho preso di bello? Vediamo. Oh, un'altra chicca per i cultori delle specie pure, la numero 22. La numero 22 è la Nepenthes palawanensis. Non so se l'avete presente, è stupenda questa, eh. Ecco qui, tac. Palawanensis è bellissima perché fa tante trappoline che scendono e poi salgono, però ha forma un po' tondina. Molto elegante, anche questa è una pianta, immagino, un po' lenta nella crescita, però una delle chicche che volevo portare qui perché mi piaceva parecchia come tipologia di pianta. Poi abbiamo il numero 23. Questa abbiamo la Nepenthes peltata, che non la conoscevo sinceramente, quindi ho detto: portiamola a casa. La Nepenthes peltata. Qualcuno ha già esperienza con la peltata? Comunque fa delle trappole rosse e spottate, quindi una specie abbastanza scura di colore come trappole. Poi abbiamo, vediamo, ecco, questa è un'altra bellissima 21, è la Nepenthes Mira, una specie pura. Ok, la Mira, quella che abbiamo visto prima con l'incrocio con la Raja. Vedete che la forma potrebbe anche ricordare un po' la Raja da giovane. Questi fagioloni rossi che fa. Comunque è ottima taglia anche per la Nepenthes Mira. Ah, qua abbiamo un altro incrocio con l'amata. Numero 19. Allora, questa è la Nepenthes Sibuyanensis per amata. Vedete? Sempre bella forma. Ho
Ora le trappole sono un po' giovani, magari su alcune si vede di più il richiamo della amata, altre meno. Andiamo avanti, dopo vi lascio fare l'aperitivo in centro, tanto non potete uscire, quindi ragazzi state qua tranquilli, rilassatevi. Numero 31, questo è un incrocio un po' complesso, è una Maxima per Lowy per Macrofilla. Anche questa molto interessante da vedere come diventerà da adulta. Perché diciamo sia la Lowy che la Macrofilla sono due piante spettacolari. E la Maxima gli dà comunque la velocità, la robustezza. Quindi in breve tempo penso che riuscirete a vedere queste piante già in taglia un po' più grande. Questa è la Nepenthes gymnanfora, una specie pura. Anche questa, a dirvi la verità, non l'ho mai vista, quindi le ho prese. Guardate che bella taglia. Non so, saranno 5 piante, però vedete anche la trappola bassa, che bella grande che è. Siamo già su un'ottima taglia per la gymnanfora. Sono molto contento delle taglie, se posso essere sincero. Che bella questa. Questo è un po' il mio stile, Mi piacciono le Lowy, tutte le forme aggressive con i dentini. Questa è una Aristolochioides per ventricosa. Attendiamo subito, guardate che bella forma che ha. La ventricosa è una pianta, si sa, abbastanza veloce. L'Aristolochioides ti fa perdere qualche anno di vita, invece. Incrociandole si ottiene una pianta bellissima, veloce. Guardate che trappola. No, questa la apro. Ragazzi, non resisto. Ve la mostro così ci togliamo un po'. Vediamo sia la taglia di questi alberelli che mi ha mandato. Vediamo. Uff, che bello. Ricevere piante, ragazzi, è sempre bello, Cioè, ho speso un occhio alla testa, però. E qualche rene, però. Guardate la più bella. Ok, l'Aristolochioides, però è veramente bella questa, eh? Questa è una palmetta bellissima, gran pianta, molto felice. Ok, come vi sembra allora? Carina. Oh, qua abbiamo un'altra pianta, sempre un ibrido con l'amata. Ampullaria per amata, col codice Borneo. Ah no, non è neanche scritto, quindi mi sa che è solo questo codice. Comunque, prima di spedire le piante, se riesco, vi scriverò a fianco al cartellino anche il loro codice, perché di alcuni incroci, o come la Maxima, vedete, ci sono più cloni. Quindi, se vedo che è un clone particolare, vi scrivo il codice, così sapete sicuramente cos'è. Ampullaria per amata. Ecco, questa è una chicchetta, secondo me, che augurandomi non diventerà molto gigante come pianta, quindi ve la coccolerete un po'. Anche in terrario tutto l'anno ci può stare tranquilla. Questa è una Maxima invece, la 09. Ecco, questa è la taglia piccola, penso, di quella che vi ho rotto io le scatole quest'estate. È una pianta velocissima, dà grandi soddisfazioni perché veramente aveva mezzo chilo di trappola quest'estate. Avevo messo, come vi ricordate, rinvasandola 10-15 palline a metà vaso di osmocote e poi l'ho solo bagnata durante tutto l'anno. Diciamo, non l'ho più praticamente concimato, ha fatto altro, ha fatto tutto da sola. Quindi qui abbiamo la Maxima col codice 3067, è lei. E poi vediamo. Abbiamola. Oh, qua ragazzi ho preso una pianta bellissima, secondo me, e due sacchetti uguali. Questa è una ventricosa per amata, numero 14. Eccola qua, 2, 14 e 15, sacchetto erano questi. Ventricosa per amata ed è un'ottima taglia. Guardate che bei sacchettoni. Che poi gli ibridi di amata, se posso dirvi, ciao Davide! Grande Davide, gran ritorno di Davide. Diciamo questi ibridi,
non sono proprio costosissimi. Qualcuno forse sì, però il prezzo era abbordabile, diciamo. Non andiamo a spendere follie. Magari non abbiamo la caratteristica proprio specifica dell'amata con i super denti, però sappiamo che di genetica c'è, anche per incroci futuri possono venire fuori cose bellissime. Ecco qua. Andiamo. Abbiamo. Ecco, questo è un altro incrocio con l'amata. Questa è la Mirabilis globosa, che alcuni l'hanno già provata, l'ho vista in qualche terrario. Una pianta molto cicciottosa come pianta, però incrociata con l'amata. Ecco un altro incrocione. Che ora bisognerebbe aspettare, diciamo, non è tra le mie preferite la Mirabilis, però incrociata con l'amata può venire fuori una gran pianta molto bella. Qui ne ho prese 6. Vediamo come sarà. Ciao Lisa! Bon amour! Poi andiamo avanti. Ecco, questa è un'altra Maxima. 08. Sempre quelle, il mio clone, diciamo. Il mio clone. Il clone che ho in serra, vi dico, è molto robusto. No. È una pianta che sono contento di coltivare perché mi dà pochi pensieri. Lascio là la bagno e lei fa tutto da sola e mi dà molte soddisfazioni. Questa è la Nepenthes, un'altra specie pura, la Nepenthes chaniana. Okay. La chaniana è una specie bellissima, tendenzialmente al verde, quasi giallo direi, e fa delle bellissime, degli bellissimi upper pitcher, cioè le trappole più alte della pianta. Quando la pianta sarà adulta, sarà quasi 60-80 cm, comincerà a fare delle trappole bellissime, quasi a gabinetto, diciamo, come trappola. Forse anche il simbolo di Borneo Exotics. Numero 37, glandulifera per amata. Ok? Abbiamo preso questo clone che, unendo le due, diciamo, il nero dell'amata e la bellezza, ciao Pietro, ciao Mattia, ciao a tutti, siamo quasi in chiusura, anche perché vi avrò scocciato abbastanza, penso, e spero che qualcuno vinca la tombola. Numero 37, glandulifera per amata. Ecco qua, bellissima. Questa quasi sembra l'amata pura, a vedersi così. Poi abbiamo un'altra Maxima, sempre il clone mio. Siamo in chiusura, ragazzi, però manca ancora qualche chicchetta qua. Sì, Maxima. E poi manca un'altra specie pura, che è la Nepenthes burkei. Questa è un'altra specie pura, questo la prendo perché è una pianta molto famosa. Si fanno anche dei bellissimi incroci con la burkei. Poi mostrerò le foto. Cerco di mettere anche nello shop sia le foto di queste piantine fatte a dovere, che anche la foto magari che mi lascia, diciamo, mi lascia prelevare Borneo Exotics dal suo sito, se me le lascia prendere volentieri, così vedete come sarà da adulti. Ragazzi, non esco la mojito perché non ce l'ho. La mojito al prossimo anno, diciamo quest'anno penso che gliene ho rubate parecchie in Olanda e non ne hanno più. Anzi, a dirvi la verità, forse riesco a trovarle piccoline, a taglia piccola, perché c'è una serra in Danimarca che ho visto che le produce taglia piccola insieme alla Gaia e anche alla Bloody Mary. Me le ha mandate, ma non sanno neanche loro cos'è. Cioè, loro mandano Nepenthes vaso 9 e devo chiedergli colore giallo, allora magari mi mandano la mojito. Invece gli olandesi e Monkey Jar, quelle secondo me arrivano o da Borneo Exotics in Olanda, piccola, e le crescono. Io penso sia così, perché deve fargli comunque un gran prezzo, perché riesco sia a acquistarle io che ho poi a rivenderle comunque a un prezzo accessibile. Bene ragazzi, io vi saluto, ci vediamo domenica nello shop, e tanto mi aspetta un gran lavoro a fare tutte queste foto. Avete già capito cosa c'è? Guarda, un'altra Sibuyanensis per amata, le lanciamo. Siamo pieni di amate. Ciao ragazzi, è stato bello, grazie della partecipazione e
Adesso cerco di salvare il video, vediamo se riesco, perché con le dirette ancora me la cavo a metà e magari lo metto visibile a tutti, così vedete anche se volete vedere le piante pian piano durante questi giorni, le rivedrete. Ciao a tutti, la Miranda ce l'ho già, la Miranda è già disponibile nello shop, quindi ne ho ancora, boh, forse 8, comunque ne ho ancora un po', riaggiorno tutto. Ciao, buona cena, buon aperitivo, non uscite però, a casa. Ciao ragazzi, ciao.